Bentornati! Allora, seconda parte di Commodity Trading, quella dedicata alle nostre materie prime tradizionali, e non poteva certo mancare il nostro specialista Giancarlo Dall'Aglio, commoditiestrading.it, tornato in studio, ma vedo anche una super sedia. Cosa sei, in decollo, Sì, Giancarlo? tra poco allacciamo le cinture, il petrolio però sta E decollando. allora andiamolo subito a vedere. WTI, rialzo dell'1,47%, prego. Eh sì, perché al di là delle correzioni fisiologiche, e ce n'è stata una anche negli ultimi giorni, tra l'altro in maniera abbastanza decorrelata dalla correzione della borsa, in particolare del Nasdaq, che è durata 3 settimane, il petrolio da ieri, dopo aver fatto un altro piccolo picco negativo in mattinata, è tornato a crescere anche grazie ai dati sulle scorte americane. Cosa tiene in equilibrio il petrolio? Soprattutto l'aspettativa di inflazione, che non è ancora arrivata, ma sappiamo che il mercato guarda sempre avanti e quindi anticipa determinati movimenti, e il petrolio è insomma sicuramente la commodity che più risponde a queste dinamiche. Fra tutte, ricordiamo benissimo ciò che accadde nel 2008 con il record assoluto del greggio. Sicuramente in questa fase siamo in una situazione completamente diversa, perché veniamo da un anno molto difficile, non è ancora finita, almeno in Europa, mentre negli Stati Uniti i contagi sappiamo che da diverse settimane sono in picco discendente, in crollo, anche perché sono cambiati alcuni parametri di valutazione, per esempio dei tamponi. E ci sono anche le politiche dal lato dell'offerta, per esempio quella della Russia e dell'Arabia Saudita, che mantengono ancora contenuta la propria offerta e danno modo così ai prezzi di esprimersi. Alcune banche d'affari pronosticano un prezzo del petrolio decisamente più alto nei prossimi mesi. Il solito Goldman Sachs, insomma, dice che si può arrivare a 100 dollari. Vedremo se sarà così. Ovviamente sono proiezioni che sì, ci stanno, ma tutte da verificare, perché dipenderà anche molto dallo sblocco di determinate attività, per esempio quella dei trasporti, quella dei voli aerei e anche quella della transizione verso il verde, perché insomma il petrolio è comunque il combustibile fossile più inquinante in assoluto, e quindi la mia idea è che se ci dovesse essere un rialzo ancora più forte rispetto a quello che ha caratterizzato gli ultimi mesi, sarà una cosa temporanea, perché poi si comincerà ad utilizzare meno petrolio, più gas naturale, più fonti energetiche alternative. Bene, allora, alla luce di questa analisi sul WTI, siamo più o meno sulla stessa linea anche sul Brent, Sì. Giancarlo, lì le cose cambiano. No, stessa linea. Ricordiamo che il Brent, come anche il WTI, ma in particolare il Brent, 4 giorni fa aveva fatto un nuovo massimo, perché c'erano stati degli attacchi alle postazioni saudite. Si vocifera da parte di yemeniti, però immediatamente il prezzo, poi dopo aver raggiunto, ecco, sul WTI il 68 dollari, sul Brent qualche dollaro in più, è immediatamente tornato indietro, perché sappiamo che quando avvengono queste situazioni di carattere geopolitico, il mercato tende sempre ad agire sull'emotività e quindi apprezzare immediatamente, in eccesso, una determinata problematica per poi ritornare sui suoi passi. Sono bastate le dichiarazioni dei sauditi che hanno tranquillizzato sulla non necessità di bloccare la produzione, e quindi insomma, sappiamo quanto sia importante la produzione dell'Arabia Saudita nel panorama internazionale, insieme agli altri due grandi attori, Stati Uniti e Russia. Va bene, allora chiudiamo qua il greggio e andiamo ad aprire cosa? Il Natgas, una puntatina dobbiamo per forza farcelo, se no i nostri telespettatori ci scomunicano, perché lo sai che il Sì. Natgas è sempre insomma, una materia prima molto seguita, molto Molto tradata. seguita, Io, certamente. a me fa una paura incredibile il Natgas, però noi stiamo alle decisioni dei nostri telespettatori. Prego! Certo, no, no, anche perché insomma, se si lavora nel modo giusto, lo abbiamo detto 1.000 volte, ma lo ripetiamo, senza eccedere con la leva e soprattutto senza impegolarsi in operazioni di lungo periodo, necessariamente di lungo periodo, perché lì c'è il contango che insomma tende a farti male. 50 punti al mese in questo momento,
e allora insomma si riesce anche a far bene sul natural gas. I prezzi hanno corretto dai massimi del picco di freddo, lo ricorderete, con un picco di prezzo a metà febbraio, eravamo ancora a ridosso della scadenza marzo, ultima scadenza invernale, dopodiché i prezzi hanno cominciato la loro discesa. Per oggi sono attesi i dati sulle scorte, mediamente si attende un meno 104 BCF, quindi una diminuzione inferiore a quella delle scorse settimane, però ecco, già ieri i prezzi hanno reagito bene dopo una lunga serie di sedute negative consecutive. La mia idea è che il prezzo del natural gas nelle prossime settimane possa ritrovarsi su livelli più alti rispetto a quelli attuali e, perché no, sulle scadenze estive raggiungere di nuovo i $3. Questo grazie a due elementi in particolare. Il primo, molto importante, è costituito dalle importazioni della Cina. I dati del mese di febbraio sono importanti. E poi il fatto che la curva delle scorte è andata dopo diversi mesi in negativo, cioè per la prima volta siamo in deficit di scorte dell'8,8% secondo i dati della scorsa settimana rispetto alla media a 5 anni, e questo è un dato importante perché veniamo da un periodo molto lungo di surplus di scorte dovuto alla mancanza di domanda, all'effetto Covid negli Stati Uniti e a tante altre ragioni, anche il meteo mite. Però adesso la situazione si sta invertendo e prima o poi il mercato, sono convinto, che comincerà a scontarlo. Quindi sto già ricercando operazioni in acquisto di opzioni call per cogliere eventuali rialzi del prezzo appunto nelle prossime settimane. Per il medio-lungo periodo sono decisamente rialzista su questa commodity. Va bene, allora cambiamo comparto o c'è qualcosa da dire sui derivati, Giancarlo? Se no io ti seguo volentieri. No, direi che possiamo cambiare comparto per la nostra analisi, che deve essere anche stringata. Possiamo passare alle granaglie. Martedì c'è stato il report dell'USDA, il crop report, che ha evidenziato scorte finali identiche per il mais e per la soia rispetto alle rilevazioni del mese di gennaio. Si attendevano scorte più basse, questo risultato sicuramente deriva anche da due settimane di export negativo da parte degli Stati Uniti, due settimane fa dati decisamente sotto la media e sotto le previsioni, quello della settimana scorsa, di giovedì scorso, un dato abbastanza neutrale ma nella parte bassa del range di attesa. Questo ha provocato una reazione non tanto evidente sui prezzi. Guardando la soia, ad esempio, è stata la giornata di ieri ad evidenziare un ribasso abbastanza importante, ma al test questa notte delle prime medie mobili, quelli più veloci, i prezzi stanno immediatamente reagendo. Questo perché abbiamo comunque delle scorte piuttosto limitate, anche se i dati sono usciti non granché. 120 milioni di bushel, che corrispondono poi a un rapporto scorte e utilizzo del 2,6%. Siamo ai minimi dal 2013 e questo significa che anche per il prossimo raccolto mi attendo un prezzo della soia abbastanza sostenuto. Il 31 a fine mese avremo uno dei report più importanti dell'anno, quello delle intenzioni di semina per il nuovo raccolto 2021-2022, e lì naturalmente sapremo di più, perché sapremo i grandi coltivatori che cosa stanno seminando tra soia, grano e mais. Il mais ha seguito più o meno lo stesso destino della soia, andando ieri a fare una seduta negativa, ma anche per il mais il test delle prime medie mobili ha immediatamente fatto reagire i prezzi. Interessante notare come anche per il mais il mercato sta iniziando a dirottare sul nuovo raccolto e, per esempio, gli spread nuovo vecchio raccolto stanno evidenziando un restringimento dello spread, perché eravamo in forte backwardation, cioè i prezzi di questo raccolto erano e sono ancora ben più alti rispetto a quelli del nuovo raccolto. Questa situazione può diciamo far beneficiare anche coloro che utilizzano strumenti alternativi ai future, quali per esempio gli ETC, anche se lì la curva è già abbastanza rettificata, quindi massima attenzione anche in questo caso. Direi che per le prossime giornate mi attendo una neutralità sul comparto, anche per quanto riguarda il grano,
Oggi però c'è un altro report sull'export, report settimanale sull'export, interessantissimo, perché vedremo se la situazione è migliorata. In quel caso, se le esportazioni cominceranno a dare di nuovo responsi positivi, potremo avere una risalita dei prezzi. Altro fattore interessante è quello del meteo per quanto riguarda il Sud America, perché siamo nel pieno del raccolto del Brasile e dell'Argentina, e quindi il meteo, insomma, è molto ben protagonista in questo momento, dirottando le quotazioni all'insù o all'ingiù. Neutralità però tutto sommato su questo settore, e direi moderato rialzo invece sul nuovo raccolto, quindi sulle scadenze novembre per la soia e dicembre per il mais. Rimanendo sulle agricole, Emeric, sì, volevo dare un'occhiata, se sei d'accordo, al caffè, sì, che sicuramente è fra le commodity più seguite, perché c'è stato un test di area 128 sulla scadenza maggio, e da lì il caffè è cominciato a risalire. Lo aspettavo un po' più giù in realtà per poter entrare long. Il movimento sembra si sia anticipato e credo che possa proseguire questa gamba rialzista appena iniziata, andando almeno a ritestare quota 140, perché dal Brasile giungono proiezioni di un raccolto per una volta dopo 2 anni di raccolti record inferiore a quello appunto recente, e questo naturalmente anche grazie o per colpa, dipende dai punti di vista, di un anno off in cui le piantagioni rendono di meno. Quindi attenzione anche al possibile rialzo del caffè. E poi ci sono i preziosi, naturalmente, che non possiamo dobbiamo andare a lavorare un po', perché l'oro veramente mi devi spiegare cosa sta facendo, perché sto cominciando a non capirlo più. 1732 dollari in questo momento. Sì, il test è stato quello di 1680, che io stesso avevo indicato come un punto di possibile appoggio e di ripartenza del prezzo dell'oro. Però nelle ultime settimane, devo dire la verità, Emeric, sto un po' cambiando idea rispetto a ciò che avevo detto all'inizio dell'anno, e cioè, riepilogando, mi aspettavo abbastanza presto nuovi massimi assoluti per il prezzo dell'oro, e invece il comportamento sembra un po' essere quello del 2011, subito dopo il picco di prezzo massimo a 1920 dollari per oncia. Da lì l'oro inanellò una serie di massimi e minimi decrescenti che portarono i prezzi molto più giù nel giro di un paio d'anni. In questo momento l'oro è un po' fuori dai radar. C'è stata la questione aumento dei tassi sul decennale americano, che ha dirottato un po' di investimenti sul reddito fisso. C'è una situazione abbastanza complicata anche per le banche, e c'è naturalmente un disequilibrio fra gli acquisti d'oro di oro delle banche centrali, che continuano, e invece le operazioni dei gestori e anche dei retail che lavorano sui future oppure sugli ETF. I flussi sugli ETF sono stati in forte diminuzione nelle ultime settimane, per cui a mio avviso ogni rimbalzo, e il prossimo obiettivo potrebbe essere 1760-1780, ogni rimbalzo, dicevo, potrebbe essere buono per continuare a vendere l'oro in questa fase, almeno fino a quando l'inflazione non sarà evidente, e per il momento non lo è, anche se tutti proiettano un rialzo dell'inflazione stessa. Diversa la situazione per l'argento, che secondo me continuerà a essere più forte dell'oro, anche perché dell'argento si considera anche molto la componente di metallo industriale, e quindi se il settore automotive va bene, vanno bene anche l'argento e va bene anche il platino. A proposito del platino, ieri è uscito il report del Platinum World Council sul quarto trimestre del 2020, che ha evidenziato una leggera diminuzione del deficit fra domanda e offerta, quindi siamo in negativo con l'offerta rispetto alla domanda, ma ci sono proiezioni di continuazione di un trend molto forte della domanda per il 2021, sempre per l'impiego nel settore automotive, auto elettriche, componentistica di comfort e sicurezza, marmitte catalitiche per le ibride e anche la nuova tecnologia dell'alimentazione ad idrogeno, che sta sempre più prendendo piede. Quindi attenzione al platino, perché sta rialzando la testa, e se facciamo caso, se mettiamo a confronto un grafico del Nasdaq con il grafico del platino, vediamo che sono andati
come anche l'argento, perfettamente in parallelo, quindi molto legato all'industria anche questo metallo, e direi molto interessante per quest'anno. Va bene, allora, caro Giancarlo Dall'Aglio, hai ancora 30 secondi, quindi se ti vuoi giocare un'ultima materia prima puoi farlo, altrimenti sì. Ci vediamo la sera. Vai, dimmi, quale fai? Velocissimo con la carne di maiale, che continua a fare molto bene, e mi aspettavo una correzione un po' più profonda che non è arrivata, sta facendo un po' come il petrolio. E quindi anche per l'HE e anche per la carne di maiale, possibili nuovi massimi nelle prossime giornate su scadenza aprile. Grazie mille, come sempre, al nostro specialista delle materie prime, Giancarlo Dall'Aglio. Tutte le analisi, news e qualsiasi cosa le potete trovare sul suo portale commoditiestrading.it, giusto? O com? Punto it. Grazie Giancarlo, alla settimana prossima. Un saluto a tutti, grazie a te. Terminiamo qui il nostro approfondimento dedicato alle materie prime, andiamo a lavorare velocemente il Forex Update e poi subito dopo analisi tecnica con Andrea Cartisano.